Ciao ragazze, eccoci con un nuovo tutorial. Come vedete in anteprima, utilizzeremo le polveri sabbia. Se non sapete magari che nell'art realizzare, spero che l'idea che vi proporrò potrà esservi utile. Ok, io ho già preparato una tip con il gel color black, l'ho anche già sigillata. Ho qui sulla mia palette White Snow, che mi servirà per la decorazione, e ci servirà anche pennello Elegant Lines. Iniziamo, lo metto un po' qui da parte. Eccoci qua. Quindi prendiamo pennello Elegant Lines e iniziamo a creare una decorazione geometrica. Non so. Io inizio a fare quello che può sembrare un fiorellino. Ecco qua, sto utilizzando White Snow, che è il nostro bianco senza dispersione, perché queste polveri possono essere utilizzate come si utilizza l'effetto zucchero, quindi spolverandole sopra i gel color senza dispersione. Ecco qua. Cercate di fare le linee abbastanza lontane tra di loro in modo che si riesca a distinguere bene il disegno una volta che applicate le polveri. Prendiamo io qui una palette e prendo una delle polveri e la vado ad applicare sopra il disegno che ho appena creato. Ecco qua, tenetela sopra il contenitore per non andare a disperdere troppa polvere. Prendiamo il pennello ventaglio, anzi prima dobbiamo bloccare il colore, quindi teniamo 30 secondi in lampada diode in questo caso per bloccare il colore, così possiamo togliere l'eccesso della polvere e andare avanti con il disegno. Secondo. Quindi pennello ventaglio ed ecco la prima parte del nostro disegno. Andiamo avanti, riprendiamo il nostro pennello Elegant Lines. Possiamo fare, non so, una spirale, delle linee, tutto quello che vi passa per la testa. Qui le linee non devono essere super sottili, non devono essere super precise, quindi potete sbizzarrirvi. Il bianco vi consiglio di farlo abbastanza abbondante, naturalmente che non inizi a colare, in modo che possa comunque far aderire più polvere possibile e si veda il più possibile il disegno che avete creato. Qua, giro un secondo la palette per comodità. Naturalmente io vi faccio vedere giusto un'idea, poi voi usate la vostra fantasia e create tutti i disegni che vi ispirano di più. Prendiamo un'altra delle polveri, utilizziamo magari un colore diverso. Ecco
qua andiamo a spolverare sopra come se facessimo un effetto zucchero la nostra polverina. Lasciamo qualche secondo che il gel color assorba un attimo la polverina. Blocchiamo anche qua 30 secondi in lampada diodi e andremo avanti fino a riempire tutta la nostra palettina. Eccoci qua. Per utilizzare queste polveri vi consiglio solo gel color senza dispersione. Se utilizzate colori con dispersione rischiate che la polvere a un certo punto si stacchi. Facciamo un po' di linee magari. Più fate cose diverse, più sarà movimentato il vostro disegno. E piacerà tantissimo, ne sono sicura. Se non lo sapevate, sotto la luce UV LED, queste polveri sono anche neon, quindi si illuminano. Per l'estate, secondo me, sono molto molto carine. Ecco qui, vedete che veramente ci si può sbizzarrire alla grande. Ecco qua. Prendiamo un'altra polverina. Andiamo depositarla sulla nostra tip, picchiettiamo leggermente per scaricare l'eccesso e rimettiamo in lampada 30 secondi per sicurezza. Ecco, in questo caso il pennello ventaglio dovete avercelo sempre, perché se utilizzate magari il pennello con cui spolverate la polvere della limatura rischia di sporcarvi il disegno, comunque avendo dei residui di gel. Ok, ecco qua. Andiamo anche qui a togliere tutto quanto. Guardate che bello già così. Infatti non è necessario riempire tutto, ma io vi faccio qualche altra lineetta giusto per farvi vedere la colorazione di queste polverine. Ecco qua. Cercate di dare sempre più movimento al vostro decoro. Vedete che potete inventarvi mille varianti per andare a riempire il più possibile. Ok, perfetto. Riprendiamo un'altra polverina che non abbiamo ancora utilizzato. Andiamo a depositarla. Scarichiamo l'eccesso e mettiamo la lampada. Facciamo polimerizzare bene, bene, bene. E intanto ve le rimetto un attimo qui davanti, così le vedete tutte.
sono una più bella dell'altra e i pigmenti, quelli un po' più chiari, sono fluo, quindi quando andate a mettere la manina in lampada vedrete che si illumina, quindi per l'estate veramente è spettacolare. Riprendiamo il nostro pennello ventaglio ed ecco la nostra bellissima decorazione geometrica. Vi ricordo che i prodotti che ho utilizzato li trovate tutti sul nostro sito www.emotionnails.com e potete seguirci per altri tutorial su YouTube, su Facebook, sulla nostra pagina Emotion Nails e se non vi siete ancora iscritte sul nostro gruppo I Love Emotion Nails. Bene, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, io aspetto naturalmente le vostre prove. Alla prossima, ciao!